Il mese di agosto non è ancora finito, ma le ferie sì. Il rientro in massa dei vacanzieri ha congestionato sin dalle prime ore la viabilità lungo la 4 Trieste-Verona, principale direttrice nel nostro territorio. I punti più caldi al confine con la Slovenia, la barriera di Trieste-Lizard, con code in entrata. Dalle 9 del mattino è stata chiusa l'entrata di Udine Sud in direzione di Venezia per 5 km di coda in A23 in direzione del nodo di Palmanova. 7 km registrati tra l'interconnessione della 23 con la 4 in direzione di Venezia e 6 tra Villesse e Palmanova. Flussi intensi di veicoli anche provenienti da Tarvisio con destinazione le spiagge di Grado, Lignano, Bibione, Caorle e Jesolo, ma anche la Slovenia e la Croazia, segno che gli stranieri tedeschi ed austriaci optano per la fine di agosto, l'inizio di settembre, quale periodo per le proprie ferie. Rallentamenti nel tratto tra Portogruaro-Palmanova anche per il restringimento delle carreggiate per i lavori della terza corsia. In A4, nel tratto tra Venezia e Verona, code tra Somma Campagna e Brescia per flusso di veicoli provenienti dal lago di Garda diretti verso Milano. Qualche rallentamento anche a Padova, zona industriale, nell'allacciamento con la 13 direttrice verso il centro-sud Italia. Anche in A27 traffico intenso. Lungo la statale Alemannia, un ragazzino di 16 anni ha riportato gravi ferite nell'impatto con una vettura che ha invaso la carreggiata. A Jesolo, una donna di 36 anni Moldava ha perso invece la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita in un canale a Lio Maggiore.